perché ai nostri ragazzi piacciono così tanto i cattivi dei videogiochi? Sicuramente le risposte sono tante. In questo episodio mi concentro su una risposta che ci viene fornita dai ricercatori della Northwestern University degli Stati Uniti, i quali hanno deciso di porsi la domanda non solo per ciò che riguarda i ragazzi, ma più in generale, quindi comprendendo anche gli adulti. Ma alla fine di questo episodio ti spiego anche perché tutto questo può servirci come spunto di riflessione per i nostri figli. Partiamo dall'inizio, l'esperimento. In questo esperimento i ricercatori appunto della Northwestern hanno preso la piattaforma Character, trovi il link in descrizione, la quale ti propone una sorta di quiz, se vogliamo, con vari items, una sorta di test della personalità, come la definiscono loro, e una volta ottenuto il risultato vanno a consigliarti i personaggi dei serie televisive oppure di film che, stando a questo test della personalità, sono più affini al tuo carattere, alla tua personalità, appunto. L'idea qual è? A parte il divertimento di vedere a chi assomigli sotto certi aspetti, ma l'idea è anche quella che, andando a scegliere la serie televisiva o il film che contiene i personaggi con cui ti trovi maggiormente in sintonia, in teoria queste televisioni, questi film dovrebbero essere anche più piacevoli per te, dovrebbero essere quelli preferiti da te. Ora, il campione è molto vasto, parliamo di più di 250.000 utenti. Questi ricercatori hanno fatto vari esperimenti e vari rilevamenti, sia per ciò che riguardava i personaggi buoni che i personaggi cattivi, questa piattaforma non fa distinzioni, e hanno rilevato che comunque c'è una certa corrispondenza tra le caratteristiche della propria personalità, o almeno come noi vediamo noi stessi, perché ricordiamoci che il questionario che trovate sul sito è autosomministrato, lo fate voi, e l'affinità percepita nei confronti dei vari personaggi, quindi anche dei cattivi. Ed è stato rilevato che noi tendenzialmente scegliamo, pretendiamo a preferire i villains, ossia i cattivi, sulla base di quanto questi cattivi in qualche modo assomigliano a delle parti nostre. Ed è un po' come se noi riversassimo nei cattivi, cioè in questi cattivi cinematografici, quindi delle parti di noi che o non ci piacciono oppure che sì, le avvertiamo, magari sono un pochettino scomode, e allora ecco che tendiamo ad avvicinarci a questi personaggi. Ora, perché questo è importante anche per i nostri ragazzi? Perché? Perché comunque getta un po' luce su questo fenomeno. Noi spesso pensiamo che i nostri ragazzi si avvicinino a questi personaggi così ombrosi, se vogliamo anche bastardi in alcuni casi, perché i nostri ragazzi non hanno morale e così via. In realtà noi dobbiamo sempre contestualizzare queste cose. Nel nostro caso, la particolare fascia di età, il particolare periodo di vita che i nostri figli stanno vivendo. Ossia, loro stanno sperimentando la loro identità, nuovi modi di essere, cambiano vestito ogni giorno, ad esempio, cambiano pettinatura ogni giorno, sono modi differenti di vedersi, cambiano anche passioni e hobby alla velocità della luce, proprio perché stanno sperimentando. E nei fumetti, nei film, nei romanzi anche, perché comunque leggono anche i nostri ragazzi, oppure i film, ecco che a loro volta tendono a sperimentare i vari personaggi con cui si rispecchiano maggiormente, e quindi anche, perché no, a sperimentare anche personaggi cattivi, ad esempio interpretandoli nei videogiochi, appunto. Ora, come ho già detto, esistono tanti altri motivi, il discorso è molto più complesso di questo, però già solo questo piccolo contributo che noi possiamo ricavare da questa ricerca della Northwestern University, possiamo già comunque iniziare anche un po' a rilassarci, ad esempio quando noi vediamo che il nostro figlio, di fronte al nuovo, all'ennesimo videogioco dove magari si spara, si ammazza, tende magari a preferire personaggi cattivi. Bene, che cosa ne pensi? Fammelo sapere nei commenti. Iscriviti al mio canale, il mio canale Telegram, anche trovi tutti i link in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero, ciao!